diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro ai fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Le mie cassette di ricordi ed indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante essere chiuse come chiudere un'ombra. Sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai, ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane invecchiato mi son detto tu potrà mai cambiare la mia. Ma che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che ci spezza il cuore tra canzoni e amore, che ti fa cantare, amare sempre più, perché domani sei migliore, perché domani tu. Perché domani sei io, perché domani tu. Perché domani sei io, perché domani. Perché domani sei io, perché domani tu.
nascosi in te, poi ti ho nascosto da tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente non saper che fare, non ti lasciai un motivo né una colpa, ti ho fatto male per non farlo alla tua vita, tu eri in piedi contro il cielo e io così, dolente mi levai. Alzatevi, chi ci sarà dopo di te, respirerà il tuo odore, pensando che sia il mio, io e te, che facemmo invidiare al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. E una storia va a puttana, sapessi andarci io. Parammo un po' come ci unimmo, senza far niente, niente poi c'era da fare, se non che farlo e lentamente noi fuggimmo, lontano dove non ci si può più pensare, finimmo prima che lui amore non avesse fine, volevo averti e solo allora mi riuscì, quando mi accorsi che ero lì per perderti, chi mi vorrà dopo di te, si prenderà il tuo armadio e quel disordine che tu hai lasciato nei miei fogli, andando via così come la nostra prima scena, solo che andavamo via di schiena incontro a chi insegneremo quello noi due imparammo insieme, non capire mai cos'è, se c'è stato per davvero quell'attimo di eterno che non c'è, mille giorni di te di me.
Claudio Baglioni al 105 Live. Allora, io voglio dare un bacio a Claudio, a no... lo so. Non mi odiate, dai. A nome di tutte le persone che sono qua presenti. Ma quanto abbiamo pianto noi su questa canzone? Ma perché ci fai piangere così, Claudio? È assolutamente un effetto non voluto. Allora, io volevo dire ai ragazzi che sono qua presenti che chiaramente voi stasera avete modo di, perché insomma è un po' lo spirito delle nostre serate, chiacchierare con Claudio ed entrare un po' nel tuo mondo, nel mondo delle tue emozioni. Io volevo entrare invece subito nel merito del tuo disco. Tu sei ritornato dopo 5 anni di assenza, per cui insomma sei stato per parecchio tempo lontano, no, dal mondo della musica. Hai vissuto delle esperienze che ti hanno segnato e che sicuramente hai riportato in questo tuo disco. Volevo sapere da te come hai vissuto a livello emotivo tutte le cose che ti sono accadute intorno e se quello che hai raccontato e in che modo hai scelto di farlo nel tuo nuovo album, hai deciso di raccontarlo, di raccontare le tue esperienze personali o prestando attenzione a quello che invece hanno vissuto magari le persone che ne so, che frequentavi, cosa hai fatto in questi anni di assenza, che cosa ti sei dedicato? Adesso lo dico, perché pensavo di non riuscire più a dirlo. Allora, che ho fatto? Ho cercato delle nuove canzoni, ho vissuto come vivono tutti, nel senso che mi è capitato tutte le mattine di svegliarmi, e infatti la dimostrazione è palese che sono vivo e sveglio, insomma, non tantissimo, ma insomma... Allora, che cosa ho fatto? Ho cercato di scrivere nuove canzoni che non fossero troppo vicine alle vecchie, nel senso che quelle erano già state scritte, quindi si cerca, credo, come impegno personale di andare a snidare qualcosa che ancora c'è da raccontare, di riuscire a scrivere delle canzoni che non fossero troppo canzoni, ma insomma che potessero avere anche una musica di altro taglio, di mischiare diverse esperienze musicali. E io pensavo di metterci molto di meno, però siccome sono per una parte pigro e per una parte ancora meticoloso e anche molto dubbioso, quindi ci sono stati dei momenti proprio di tracollo anche psicologico, però alla fine è venuto fuori un disco che rispecchia credo molto del lavoro fatto in questi anni e che racconta, almeno dal punto di vista dei testi, più delle vicende personali che non quelle collettive. Ma questo io lo dico, lo confesso, perché ritengo che siamo circondati da una realtà collettiva molto difficile da decifrare, quindi ho preferito partire da qualcosa che conoscevo per cercare di capire anche quello che mi girava intorno. Allora, io invece volevo chiedere a Claudio, siccome musicalmente però, no, si sono verificati nuovi fenomeni, sono nati nuovi gruppi, tu ti aspettavi, tu insomma, hai veramente regalato un sacco di canzoni a tante persone di generazione, che oramai sono quanti anni che fai musica, quanti anni che canti? Allora, il mio primo disco, ma ero giovanissimo, risale a 27 anni fa. E qui ci va. Io c'ero, hanno detto. No, io volevo chiederti invece se tu ti aspettavi che fosse così facile, perché poi è una cosa che è accaduta, arrivare ai giovani di oggi, no? Perché in fondo magari uno può pensare, dopo un po' di anni di assenza, riuscire con un linguaggio diverso. Qual è stata la tua chiave di lettura per raggiungere comunque il cuore delle persone in fondo? Nessuna chiave, nel senso che secondo me più le chiavi si buttano via e meno siamo tutti quanti prigionieri di qualche schema e di qualche gabbia. Io ho solamente pensato che forse ci sarebbe stato qualcun altro dall'altra parte ad ascoltare, a metterci anche un po' della sua attenzione, del suo impegno, della sua fantasia. Ho sperato che fossero in tanti, certo, se fossero stati pochi insomma me la sarei presa anche un po'. E tanti sono stati. Io l'ho misurato in questi giorni di un giro che sta percorrendo l'Italia, che era stato programmato per fare 19 spettacoli e arriveremo a farne 50. Questo vuol dire che c'è stata una grande attenzione. Io di questo ringrazio tutte le persone che sono venute, però ringrazio anche me e i miei collaboratori proprio per non aver tentato in nessun modo di strizzare l'occhio a qualcuno in particolare. Per quanto riguarda la categoria giovani, meno giovani, questo
sono di nuovo delle categorie, d'altronde forse il giorno in cui ci libereremo di questo, forse saremo tutti più, saremo migliori, insomma, saremo più attenti alle cose della vita e anche in grado di rispettarci meglio. Io una cosa che ho visto in questi spettacoli, ho visto veramente partecipare persone di tutte le età. Anche persone alle quali prima era un po' vietato, cioè sembravano ridicole, persone di 80 anni o 75 che partecipavano al rito pop rock, insomma quello della tribù che ballava e che si esaltava. E questo mi fa piacere perché, come nello spettacolo non ci sono transenne, non vogliono esserci anche tra persone di una certa età o di un'altra. E ogni volta è un miracolo, io questo non me lo spiego, ogni volta ritornare dopo 3-4 anni è curioso trovarsi delle persone che hanno veramente pochi anni, insomma. Io penso che siano costrette dai parenti, perché altra giustificazione non c'è. Allora, io invece, prima di ritornare alla musica, volevo parlare di questa tua tournée che ha registrato quasi tutto esaurito in Italia, cioè tu hai dovuto aggiungere delle date perché c'è stata veramente tantissima richiesta, ovvio, questa è una cosa che ci aspettavamo, devo dire, a parte tutto, da Claudio Baglioni, ma tu hai voluto costruire uno spettacolo, proprio già partendo dalla struttura, no? del palco, l'hai organizzato e l'hai costruito in una nuova veste artistica, ce ne vuoi parlare? È una cosa un po' diversa di presentarsi al pubblico? Sì, beh, è un tentativo di abbattere innanzitutto le separazioni al più possibile, cioè tra spazio scenico e le cosiddette persone del pubblico. E in più c'è la voglia di dare una lettura ulteriore alle canzoni. Questo disco che ho fatto ha una parentela, insomma, con il mondo della rappresentazione, quello della commedia, quello del cinema. E c'è una canzone che ha dato un po' il via a questo movimento, le vie dei colori, sono tre colori che hanno come impegno quello di essere contenitori di manifestazioni. Il giallo è stato fatto su un camioncino a suonare un po' come veniva, insomma, per un pubblico che a sorpresa, insomma, si trovava comunque lì per caso. Questo ha delle ambizioni, delle velità di tipo teatrale, ci sono molte cose dentro, qualcuno immagino l'avrà già visto perché già tre volte a Milano siamo stati. E il prossimo dovrebbe avere delle parentele, il blu con il cinema. Io che cosa ho tentato di fare? Innanzitutto di avere ancora qualcosa da imparare, perché se no, se è sempre la solita frittata, voglio dire, anche un mestiere privilegiato come questo, di grande lusso, però diventa noioso. E poi anche di offrire alle persone che fanno una scelta, uscire di casa, comprare un biglietto, non beccarsi tutto quanto attraverso la televisione, significa comunque essere ancora presenti alla realtà, insomma, a quello che accade veramente nelle strade o in alcuni posti. E allora ho detto, inutile star lì a fare l'esibizione delle medaglie, questa è arrivata prima in classifica, questa ha venduto. Cioè, cerchiamo di dare una seconda lettura alle canzoni, e in linea di massima mi sembra che questo sia stato apprezzato. Tu hai tirato in ballo, un'ultima cosa, è una mia curiosità, il cinema e il teatro, ma sono, diciamo, spazi artistici in cui tu pensi in futuro di poter o dover entrare o dove pensi di poter dare qualche contributo, cioè ti interessano sotto qualche profilo? Ma sì, il teatro c'ha un po', insomma, così, di fascino, indubbiamente. Il cinema penso proprio di no, perché io ho delle difficoltà anche con lo specchio, quindi immagino che poi con... No, è un mestiere terribile. Guardate, è un mestiere terribile. A me è capitato di fare pochissimi i cosiddetti clips, i videoclip. Eppure è un'angoscia, perché dovevi stare lì a aspettare 3-4 ore che sistemino tutto quanto e poi tutto a un tratto entrare nella parte. Io non so come facciano gli attori di cinema a fare il cinema, quindi quello non si farà, credo, mai, però siccome mai non si dice mai, chissà. È troppo modesto, secondo me. Al 105 Live c'è voglia di emozione, e voi ragazzi preparatevi, perché tra poco scendiamo tra di voi per cogliere veramente tutto quello che avreste voluto da sempre chiedere a Claudio, e stasera, entro certi limiti, ti promettiamo, Claudio, ti chiederemo. Al 105 Live, in diretta dal Propaganda di Milano, Claudio Baglioni. Vi faccio una comunicazione interna, perché io sono arrivato qui preso ancora da un certo modo di suonare, di fare, è assolutamente diverso da quello al quale mi sottopongo stasera, e non so veramente cosa fare, quindi vado un po' a soggetto, aspettatevi di tutto.
dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso, più grigio ma non d'oro. Storia tardi o presto, e io sono qui, tutti in libertà provvisoria, in arresto, o a nasconderci, e dove eravamo rimasti chissà dove, ma io sono qui, forse prigionieri o fuggiaschi, forse altrove. A difenderci, la realtà mi ha fatto atterrare, il mio errore fu di errare, ero un eroe. Ma sono vivo e sono qui, e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato, innamorato, devi arrenderti. Sono io e sono qui, con la passia di stringerti, mi hai perquisito gli occhi e sai, sono punito, non posso ucciderti mai più. E si torna a scendere in pista un altro viaggio, e io sono qui. Non perdiamoci più di vista né coraggio di riprenderci dentro l'abito della festa, quello scuro. Ora sono qui, l'unica paura che resta del futuro è di non esserci, tra sparare oppure sparire, scelgo ancora. Sperare finché ho te da respirare, finché ho un cielo da sfidare, per sapere che io sono vivo e sono qui, e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato, innamorato. Sono qui perché ora so pretenderti, far fuori la tua scorta e fuori dalla porta sarò ad attenderti, così, e scriverò il mio nome sui fogli della gente fino a sapere come mi chiamo e non chi sono veramente, ma qua giusto a chiedere perdono se non sono un uomo giusto. Ma sono giusto un uomo. Sono qui e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato, innamorato. Da qualche parte a mettere le porte al vento, per questo sono qui. State ascoltando 105 in diretta alla Propaganda di Milano, stiamo trasmettendo il Night Express Live, grazie a Omnitel, la compagnia privata di telefonia cellulare GSM.
Molte grazie, siete molto gentili. Ci sono altre canzoni di questo ultimo disco che tra l'altro forse, no, anzi sicuramente per la prima volta io faccio in questa dimensione, e anche per me sono una sorpresa, vi giuro che comincio ma non so neanche poi come vanno a finire. E c'è una canzone che è stata scritta un pochino prima del disco, ma aveva poi la versione in cui è stata poi riprodotta nel disco stesso. È servita per rendere omaggio a un avvenimento, ma più che altro a un elemento che a me è sempre stato molto a cuore. Ho detto che è stato e sicuramente è ancora il più grande giocattolo che è stato inventato, è l'acqua. E in questo caso è diventata un po' una canzone leader, insomma, di questi spettacoli, proprio perché vuole essere lo scambio di emozioni, di energie e anche di acqua tra le persone e il pubblico che partecipano a un concerto. Parli diverso, più giovane di me, in un'altra età, pensa penso in mezzo giorno tu, pezzi di quella vita che non so, tu chi sei, tu chi sei, un universo, tu che hai la nuova promessa di un segno che lasciai nell'infinità. Adesso impressa fondo agli occhi tu, figli di quella luce che non è solo tua, solo mia, se l'alba è la stessa, cielo, oceano, acqua nell'acqua, onda e nuvola, acqua nell'acqua, fiato dentro il fiato, io a te, cos'è che ho dato corpo e anima, acqua nell'acqua, bene lacrime, acqua nell'acqua, il tuo grido nel tuo grido è stato un brivido, un vento caldo da domare per salirci su e tornare a riamare, aria in mare, con te che fai un altro sentiero e insegui la tua idea in cerca di te, vera vera non si arriva mai a sapere quando è che finirà, tu che hai, io che ho, un cuore sincero che batte, un cuore che batte davvero, cielo e oceano, acqua nell'acqua, onda e nuvola, acqua nell'acqua, fiato dentro il fiato, io e te, quanto è passato corpo e anima, acqua nell'acqua, vene lacrime, acqua nell'acqua, il mio grido nel tuo grido è stato un brivido che c'è, piega e piaga la mia schiena, che travolge un fiume in piena, mi svegliai su questa scena e nello sconcerto comincia il concerto, incerto salutai e attraversai tutto il deserto per trovarmi mare aperto e le acqua nell'acqua di parole,
cadere giù. Claudio Baglioni al 105 Live. Allora, cominciamo ad addentrarci un po' all'interno del mondo dei ragazzi. Adesso intanto sentiamo che cosa ci devono dire alcuni amici da casa che sono già prenotati da un po' di giorni per parlare con Claudio Baglioni, e poi scenderò tra di voi perché so che ci sono varie persone che devono chiedere e devono fare varie domande a Claudio. Allora, se mi potete passare alla prima telefonata, pronto? Pronto? Benvenuta! Ciao! Sei un po' emozionata, si sente dalla voce. Un pochettino. Allora, qual è il tuo nome? Sono Floriana. Floriana, da dove chiami tu? Da Torino. Allora, c'è Claudio qua. Ciao Claudio, sono Floriana. Sono qui, lo giuro. Ci sono dei testimoni. Mamma mia. Floriana? Sì, Floriana. Ci sei? Chi sono io? Sì, sì. Ah, sì, sì. No, perché mi sento più... Mi sento piano. Ho detto che ho avuto una crisi di identità. Floriana, fai la tua domanda, dai, che sì, dobbiamo andare veloci. Allora, io volevo chiedere qual è stato il sacrificio più grande che hai fatto per la musica e qual è stata la soddisfazione più grande che hai ricevuto dalla musica. È una bella domanda questa, eh? L'ho fatta io, giuro. Beh, non avevamo dubbi, no, meno male che l'ha detto, perché sennò poi qualcuno dice, dettate le domande. Ma perché ci sono già i maligni. Allora, i sacrifici in assoluto sono inferiori alle soddisfazioni quando va così. Non lo so esattamente cosa ho sacrificato, qualcosa sicuramente si perde, insomma. Probabilmente la possibilità di essere vicino a certe cose che accadono nel quotidiano, insomma, certe persone che forse avrebbero anche diritto e bisogno, insomma, di una presenza maggiore. Ecco, questa io non l'ho data, insomma, almeno non l'ho data al di sotto della media. Spero solo che un giorno ci sarà modo di recuperare, di spiegare quello che è accaduto. E invece, vabbè, le soddisfazioni sono enormi, e anche se a un certo punto ci si fa anche il callo, insomma, bisogna dirlo con franchezza. Però ecco, una soddisfazione è quella che sto vivendo questi giorni. È stranissimo parlare con qualcuno che non vedi, però cioè, tutto quello che accade è estremamente soddisfacente, nel senso che vedere i posti così pieni, sapere che non so, si può suonare molte più volte rispetto a quello che si pensava in una città è bello, e vedere anche le persone che vanno via mi sembra contente alla fine di uno spettacolo. Ma credo che la più grossa soddisfazione ce l'ho avuta quando meno me l'aspettavo, perché io sono diventato popolare nel momento in cui avevo rinunciato. E allora, un giorno che mi hanno comunicato che il mio disco era in classifica, io ho fatto ah sì sì sì, e poi sono fatto finta di niente, e poi sono caduto dietro l'angolo. Ma la sensazione strana è quella, ecco, appunto, di, cioè, qual è la differenza tra una persona popolare e una persona che non è popolare? È che tu sei conosciuto dalle persone che non conosci, e questa è una cosa stranissima. In genere noi conosciamo quelli che ci conoscono, li frequentiamo, e allora, e lì è stato il cambiamento grosso. Io giravo per le strade, guardavo le finestre in un delirio di onnipotenza, dicevo, lì dietro c'è qualcuno che mi conosce. È una sensazione stranissima, ma è che è difficile anche da raccontare. Allora, grazie Floriana. Andiamo a sentire un altro nostro amico che è al telefono. Pronto? Pronto? Ciao, ben arrivato. Ciao Fabi. Allora, c'è Claudio qua. Guarda che gli spiriti sembrano degli spari, devi stare attento. Perché io, il mio cuore non regge, oggi è stata una giornata... No, perché ragazzi, non vogliamo problemi tranquilli. Ho avuto la circolazione a 1000, allora. Poi adesso parlo con te e adesso mi sparo. Qual è la domanda che vuoi fare? Sì, allora, volevo dire a Baglioni innanzitutto che è il mito, cioè è il numero uno. E poi... è una domanda che cerco di fargli, fare un po' di analisi psicologica, diciamo. Allora, nella tua carriera hai disseminato 3 o 4 canzoni che parlano dell'istinto della fuga, no?
Sarà, cioè, quando di fronte alle difficoltà della relazione tu hai, hai una debolezza caratteriale, oppure hai, come gli estetisti, bisogno di nuove sensazioni, bisogno di cercare sempre nuove relazioni, nuovi sbocchi caratteriali, nuovi sbocchi, nuove allora sbocchi. No, un attimo ragazzi, per favore, perché sennò già è difficile riuscire a comprendere quello che stai dicendo. Com'è che ti chiami tu? Marco. Ecco, adesso voglio sentire da Claudio se hai capito la domanda, perché sennò lo facciamo, non si è però sentito molto. Scusami. Allora rifalla un attimo più breve, fate no, silenzio, no, ragazzi, andiamo. Ma dirò che non l'ho capita perché non ti va di rispondere. Non ti va di rispondere. No, vabbè. Devo ripeterla? No, sennò andiamo più. No, volevo dire questo, che affinché questo non diventi uno spettacolo di spogliarello, perché insomma sono domande. Io volevo dire questo, che allora, il desiderio di fuga credo che sia presente in qualsiasi essere umano, insomma, almeno nella sua parte più antica, più ancestrale, cioè il bisogno proprio comunque di andare da qualche altra parte, di non essere mai in nessun luogo precisamente. E anche c'è anche il bisogno di prendere, di catturare le cose che fuggono. Sì, io credo di averlo scritto spesso, ma insomma tante cose dell'espressione parlano della fuga. Non si sa bene poi esattamente da cosa, probabilmente da se stessi, insomma, almeno nel momento in cui non si vive troppo bene con se stessi. Però è anche, secondo me, invece un esempio positivo, cioè un momento in cui effettivamente uno può dedicarsi, curiosare, vedere che c'è un viaggio ancora da fare, vedere che dietro la montagna, oltre la collina, da qualche parte c'è un panorama nuovo da vedere. Allora, grazie a Marco. Grazie a Marco. Marco? Sta bene, Marco, una bella, abbiamo già salutato, anche perché qua abbiamo veramente un sacco di cose da chiederti, Claudio. Clorinda, si mette seduto giustamente perché ha capito com'è l'andazzo. Allora, cosa volevi chiedere a Claudio? Dunque, io volevo chiedere se tra tutte le canzoni che ha scritto c'è una canzone che adesso scriverebbe nello stesso modo, perché secondo lui va al di là dei tempi. Io ritengo che tutte le cose musicali hanno la possibilità di resistere nel tempo, magari si vanno a correggere, si diventano lente, diventano svelte, insomma comunque si manipolano. Le parole delle canzoni spesso non resistono al tempo, o comunque insomma sembrano delle vecchie fotografie che uno guarda con una certa tenerezza ma non ci si riconosce più. Sì, ci sono due o tre canzoni che io non cambierei per niente, ma forse anche di più, insomma, anche perché non sarei capace, e poi perché cambiarle, visto che sono andate bene così. Comunque una è sicuramente una canzone che si chiama Avrai, che non cambierei, perché, ma non per motivi particolari, perché è una canzone omaggio, insomma, che è legata a un momento, insomma, poi forse non la scriverei, ecco, adesso così, però non la cambierei comunque. E poi ci sono altre due o tre canzoni che tra l'altro forse qualcuna proprio delle prime, che io non cambierei in nessun modo. Una si chiama Quante volte, una canzone meno conosciuta, ma qua e là insomma sì, penso parecchio, forse anzi non ne cambierei nessuna. Mi sembra giusto. Allora Max, Io volevo innanzitutto ringraziarlo per quello che ha fatto e poi la mia curiosità è sapere se sei vegetariano, se ti sei mai posto il problema e cosa pensi di questa scelta fondamentalmente. Allora farò una rivelazione, io sono stato vegetariano 7 mesi della mia vita. Lo vedi? Voi che fischia, vedi? È stato vegetariano 7 mesi e allora? No, ma seriamente, non è tu. E poi ho ricominciato a mangiare anche le altre cose che non fossero vegetali, ma perché non sono una persona così forte, insomma, e quindi piano piano d'altronde ho anche smesso di fumare per 4 anni e poi ho ricominciato, insomma, quindi una cosa che ho cercato di smettere è anche di scrivere canzoni, però ogni tanto ritorno per... No, ho cercato di smettere perché a un certo punto uno sente anche di aver ingombrato parecchio il campo e anche di aver detto tutto quello che poteva dire, insomma, non ha più capacità. Allora, della scelta vegetariana, niente, io non sono assolutamente in disaccordo, anzi, qualcuno ha anche scritto che se ci abituassimo a mangiare, a non mangiare gli animali, probabilmente ci sarebbe anche meno fame nel mondo, questo è un
trattato, insomma, sono trattati diversi scritti su questo, però credo che siano scelte individuali e insomma poi ognuno si comporta come crede. E infatti poi ci sarebbe insomma un po' da dibattere sull'argomento. Allora, l'ultima domanda, poi ritorniamo ad ascoltare la musica, che è quella che ci interessa. Alessandro. Sì, ciao Claudio. Ciao. Complimenti. Senti, grazie. Volevo farti una domanda un po' nel personale. La prima è, vabbè, no, non troppo nel personale. No, non troppo. È vero, cioè, so che sei stato uno scout, è vero? Mi è capitato tutto nella vita, ma questo no. No, come no? Giuro. Sei sicuro? Sono stato un... sono stato chierichetto, come si dice. Sono stato... delle parrocchie, quando i ragazzini di periferia venivano raccolti, ma scout, giuro, nella mia vita proprio non ci sono mai riuscito. E adesso ti è crollata la domanda perché era relativa allo scout. Sì, ma ho avuto delle informazioni proprio così. Chi te le ha date che lo picchiamo? Addirittura capo scout. Capo scout? Vabbè, se uno ci si mette o diventa capo, so che fa lo scout solamente. No, ma ti ci vedo bene coi calzoncini corti alla prova. Sì, anch'io. No, comunque... Però dovrei d'estate, quando sono un po' più abbronzato, insomma. Come ero uno scout anch'io, volevo fare una domanda. Vabbè, è crollata la domanda, non importa, cioè voglio dire, va bene lo stesso, Claudio Baglione, se non è stato scout. Va bene, senti, la canzone Fratello Sole, Sorella Luna, quando è che l'hai scritta? Allora, non è una canzone che io ho scritto, è una canzone che ho cantato. Ha una storia molto lunga, perché cioè è una canzone scritta da Donovan, che è un cantautore che forse qualcuno ricorda, un cantautore inglese, che aveva inizialmente fatto la colonna sonora, le prime canzoni di questo film su Francesco d'Assisi, che poi Zeffirelli ha girato come Fratello Sole, Sorella Luna. Poi subentrò un compositore di colonne sonore che si chiama Rizzo Ortolani e mi chiesero di cantare, io praticamente non vendevo neanche mezzo disco, mi chiesero di cantare questa colonna sonora e per me fu così un'occasione importante, però non sono canzoni mie. Io volevo fare un patto con voi, insomma, se vi interessa, siccome ho capito che non è una situazione, cioè quando sono entrato pensavo che fosse una cosa come tante altre che si fanno, insomma, e cioè di così uno canta un po' di canzoni famose, insomma, e poi finisce. Allora, se vi va, io vorrei suonare e cantare due canzoni che normalmente, tra l'altro, non canto quasi mai. Una è addirittura del 1970, ma può raccontare la storia della vita, cioè del tirarsi fuori da un ambito per cercare di ottenere una qualche soddisfazione nella vita, un certo successo. È una di quelle canzoni che non cambierei, ecco, questa sicuramente, perché poi mi ricorda proprio i primi tempi, i primi momenti e tutto sommato quello che vivevo anch'io, cercando un giorno di avere l'attenzione da parte di qualcuno o di un pubblico. Puoi lottare, sognare e cercare.
e poi capir che non sei più sincero, e poi che non sei più sicuro, non sei più sicuro, non sei più sicuro di niente, ed aspettare di morire, ed aspettare, ed aspettare. Gira che ti rigira, amore bello, per non morire oggi sono tornato qui, e mentre richiudevo il tuo cancello mi sono chiesto chissà se lei mi prenderà così, chissà se crederà che ho combattuto giù in città. E gira che ti rigira, sono qua. Se vi va di andare con questo... C'è un'altra canzone che amo molto e che non faccio quasi mai, anche perché è un po' tostarella, ma ci vorrei provare, insomma, a costo di fare chissà che figura. In diretta alla Propaganda di Milano, 105 Night Express Live, grazie a Omnitel, la nuova compagnia privata di telefonia cellulare GSM. Potrebbe essere una risposta a quella domanda che mi è stata fatta prima, quale... quale può essere stato forse l'unico vero sacrificio per ottenere questo? Quello che c'è è una cosa che poi non si riesce mai a riprendere. E sono le ore, i minuti, gli anni che passano. Ognuno il suo tamburo, un solo ritmo, un canto, nella comune solitudine che noi mettemmo insieme. Starci un poco accanto su questa via dell'abitudine, il tempo vince sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili, che ci porta un suono atteso chissà quanto, e ci promettiamo indivisibili, alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada. Devi prendere o lasciare, se comunque vada, non come volevi. Battono i tamburi, battono più lontano, è giusto così. Non chiesi mai qualcuno che comprasse la mia infelicità. Tam 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 tam. Non volli mai. Dimmelo anche tu, che il tempo non ci ha sconosciuto male, bene mio, che dopo ti hanno amato meglio, sì ma non di più, di tutto il poco che ho potuto. Guarda avanti e non parliamo più. Albero padre con un ramo solo, e come tutto torna, e come tutto passa. Le cose cambiano per vivere e vivono per cambiare. Il mare s'alza e abbassa, e mai una goccia si va a perdere. Ed ogni giorno siamo dietro ad una cassa, a dare il resto e poi sorridere, un ballo senza fiato, se la banda passa e finché non smetti di rincorrere, le storie muoiono.
quando c'è più paura di perdersi che voglia di tenersi, e come dura quella soglia, e come siamo noi diversi, cambiano le scene, cambiano le battute, è giusto così. Io non potrò incontrarvi in nessun luogo, in nessun'altra età, tam 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 tam, fermare l'urgenza del mio cuore, il cuore di un uomo a metà. Pensa amore mio, che ti insegnai mille altri cieli e non seppi mai soffiarti vento sulle ali. Aspettai un addio e un giorno di lasciarmi ti lasciai. Credi, figlio mio, mi mancano i tuoi baci che non so, e sono i soli baci che io so. Piccolo figlio e tu compagno dalle orecchie a punta, io ti parlai di me come a un fratello a cui ci si racconta. Io non ne avevo allora presi te, quella tua sgomenta e nostra malattia di vivere. Giurami, mio, che glielo metteremo ancora a lì, a questa vita che va via così. Senza aspettarci, tam 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 tam. Claudio Baglioni, innanzitutto io volevo dirti grazie, perché questa sera devo dire siamo stati un po' meno invadenti del solito, però ti sei raccontato, oltre che con le canzoni, insomma, anche a parole, e credo che, insomma, non sempre per degli artisti è facile fare questo. Adesso io volevo ricordare, anche se già ovviamente i concerti sono già tutti esauriti, questo lo dico perché i biglietti ogni tanto anche a noi in radio arrivano, ma ci sono, no, tutti esauriti, per cui tu domani suonerai al Forum di Assago e sicuramente molti dei ragazzi che sono qua questa sera domani andranno di nuovo, verranno di nuovo ad assistere al tuo concerto. Prima di salutarti io volevo innanzitutto dire ai ragazzi che quello che Claudio ci ha regalato questa sera è stato secondo me un po' un regalo che ha voluto fare a voi, perché non c'era nulla, questo lo dico perché mi sembra giusto dirlo, nulla di prestabilito, è stata una sua scelta precisa, quello di scegliere delle canzoni che credo secondo il tuo stato d'animo questa sera potessero arrivare a voi del pubblico, e quindi volevo ringraziarti per questo. Non so se Claudio lo sa, forse no, perché lui è sempre preso da mille impegni. Noi di solito chiudiamo i nostri appuntamenti live, facciamo finta con delle... non lo so, posso usare chiedendo ai ragazzi qual è la canzone... È difficile, perché come si fa? Qual è la canzone che vorreste ascoltare per salutarci? Io non ho capito.
Io direi una cosa. Bolero. Io sono veramente troppe, per cui io credo che la scelta spetti a Claudio. Tu cosa ne pensi? Questo piccolo grande amore? No. Vabbè, le facciamo tutte, tanto vi siete attrezzati. Dai, Claudio Valpiano, e ci fa un grande regalo questa sera al 105 Live, Claudio Baglioni. Non lo so che fare esattamente, se volete... Ma c'è un po' una canzone che è emblema anche sempre di questo spettacolo che fa così, ne possiamo fare una parte senza farla tutta.
Claudio Maglioni, grazie per essere stato con noi, perché i nostri ragazzi sono abituati così. E allora, grande richiesta al 105 Live, Claudio Maglioni di nuovo con noi. Allora, senza tanti tanti fronzoli, sì, sedetevi, perché è un pezzo da seduti questo. C'è un'altra canzone che io penso di eseguire anche in seguito molto raramente. Ce la fate a mettervi seduti? No? Vabbè. Allora state in piedi come se foste seduti. Dicevo che c'è un'altra canzone che, fuori da tanti fronzoli, insomma, io penso che non canterò molto spesso, anzi forse mai. L'ho fatto una volta in una situazione particolare, quelli che c'erano mi perdoneranno questa riedizione, però mi va e quindi la faccio. Sarà un giorno qualunque, come quelli che già sono andati, o quelli che ci sarebbero stati, ma sarà come va per chiunque, anche io. Che ho vissuto e vivrò uguale a tanti, come se si campasse in eterno, con la vita che va sempre avanti, anche se questa vita è un inferno, e avrà un senso. Ma non uno scopo, se il passato non passa per niente, se il futuro non fu neanche dopo, ed il presente è sempre assente mentre si snoda mia storia sul rullo sfuggente dei titoli di coda. Amori miei, sarà duro stare a digiuno dell'amor che dovrò dare indietro e riportare quei vuoti di vetro, anche se ci sta un po' di qualcuno. Figli miei, vi lascerei se potessi una casa più grande, una con mille più fumaioli e risposte per cento domande, che cresciate un po' meno da soli. Ma da soli si è in ogni copione, quando il pubblico non grida fuori e non si alzerà mai più il telone, e anche se muori non c'è emozione nei primi piani
quest'ultima interpretazione. Chi batterà le mani? E si accende la luce, ci chiama sui titoli di coda. E applauda o se ne vada ai titoli di coda. Grazie, raccolgo io il fiore che consegnerò personalmente a Claudio e grazie veramente a Claudio Baglioni, tutto quello che avete ascoltato questa sera, veramente io ci tengo a precisarlo, è stato tutto improvvisato.